La Vergine restaurata fa ritorno nella chiesa di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni e tutta la frazione fa festa. L'effigie, realizzata nel 1840 dal pittore cavese Vincenzo Meccia, è stata accolta e benedetta dall'arcivescovo Soricelli, dal parroco Don Francesco della Monica, dal sindaco Galdi, dall'onorevole Giovanni Baldi e dal casale pistonieri di Santa Maria del Rovo al gran completo e dai gonfaloni di tutti i gruppi folcloristici cavesi, per poi in corteo raggiungere la chiesa dove si è svolta una solenne celebrazione eucaristica. Eccellenza, la comunità di Santa Maria del Rovo in festa questa sera per il ritorno a casa di questa effigie della Madonna, un momento di condivisione di questa comunità insieme al suo pastore. È un momento molto bello, 10 anni fa riaprimmo la chiesa, ora questo quadro che del 1840, varie volte rimaneggiato e restaurato, aveva bisogno proprio di restauro. E adesso stasera ritorna a casa, ritorna rinnovata e speriamo che questo coincida anche con un rinnovamento della vita di tutta la comunità. Cioè è bello vederla insieme raccolta, la mamma che raccoglie i suoi figli e li accompagna, li porta a Cristo. L'immagine a Cristo sulle braccia, Maria ci indica Cristo, ci porta a Cristo. Grazie eccellenza. Don Francesco, allora la sua comunità è in festa, come diceva anche il pastore, la sua eccellenza il vescovo, una nutrita presenza questa sera a testimoniare della vicinanza alla Madonna. In particolare grazie anche al contributo dei trombonieri di Santa Maria del Rovo. Sì, per noi è un grande avvenimento anche perché Maria sta cercando di aiutarci a non essere più delle isole, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Ci sono tante brutte notizie in giro, persone che perdono la vita perché purtroppo il sistema economico è sempre più fragile. E allora un'immagine cara come quella della Vergine Maria ci permette di unirci e di non farci sentire soli. Quindi questa sera noi vogliamo simboleggiare l'unità di una comunità che va oltre la difficoltà e cerca piano piano di realizzare grandi opere, soprattutto custodendo le opere artistiche che ci sono state lasciate in eredità dai nostri padri. Grazie, è merito anche e soprattutto di una comunità viva che vuole partecipare attivamente a ogni momento del vivere quotidiano, come fa il gruppo Trombonieri Santa Maria del Rovo, gli archibugieri Santa Maria del Rovo, i pistonieri per la precisione Santa Maria del Rovo, che fanno parte della grande tradizione dei trombonieri cavesi. Presidente, una iniziativa importante testimoniata anche dalle belle parole che sono state spese per il vostro gruppo. Come gruppo pistonieri di Santa Maria del Rovo siamo ben radicati nella frazione di Santa Maria del Rovo, sono da 3 anni, quasi 4 anni che stiamo portando avanti il progetto Giovani per rafforzare le linee del nostro gruppo e portare i giovani sempre a una vita sana, una vita che può dare anche soddisfazione, grazie alla Madonna e grazie anche a Don Francesco che ci vuole sempre al suo fianco. Signor Sindaco, dicevamo con il pastore della nostra diocesi, con il parroco di Santa Maria del Rovo, che non è soltanto questo pezzo di città in festa questa sera, ma è tutta la città in rappresentanza di questa partecipazione della città, c'è lei con la fascia di primo cittadino. Ma sicuramente è un momento molto importante per questa comunità che è molto unita intorno alla sua parrocchia, intorno all'effigie della Beata Vergine del Rovo, ma è anche una festa effettivamente di tutta la città, tanta partecipazione soprattutto accanto ai pistonieri di Santa Maria del Rovo, tutti i gruppi folcloristici di Cava si sono uniti. Devo dire che con gran piacere noto come ormai questa unità fra i gruppi di trombonieri, di sbandieratori si sta realizzando in più occasioni, anche di recente in occasione della visita della comunità di Cascia, del sindaco di Cascia, c'è stato un memorial presso lo stadio dove tutti i gruppi si sono schierati insieme, anche questa sera intorno appunto all'effigie della Beata Vergine del Rovo. Una città che dimostra unità, è una città più forte che sa guardare avanti nonostante le difficoltà che in questo momento si vivono. Onorevole Baldi, anche lei questa sera per un momento importante della comunità di Santa Maria del Rovo. Sì, tenevo molto a questa cerimonia e d'altronde è una manifestazione che rinsalda e accresce ancora di più l'amore verso Maria. Si ricorda la Madonna di Cosetta di Sant'Elena, da Teresa Senatore, c'è una piccola santa che
che si è dedicato ai ragazzi, ha creato questo piccolissimo, questo tempio che poi non era questo ma si è cresciuto nel tempo, quindi un attaccamento a Maria, questo ci deve far crescere un po' più di fede per i cattolici, quindi è una manifestazione soprattutto di fede.